Mito Technology ha annunciato presso il Louis Hub di Milano il lancio di Progress Tech Transfer, un nuovo fondo finalizzato al trasferimento e alla valorizzazione delle tecnologie generate dalla ricerca pubblica italiana nel campo della sostenibilità. Il fondo ha una dotazione di 40 milioni di euro sottoscritti pariteticamente dal Fondo Europeo degli Investimenti e da Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito della piattaforma Itatech. Francesco De Michelis, amministratore delegato di Mito Technology. La specificità di questo fondo è che sarà un fondo, come viene denominato, proof of concept, cioè che serve a finanziare la dimostrazione del funzionamento tecnico di tecnologie, quindi saremo in grado di lavorare a stretto contatto con i ricercatori che lavorano nelle università italiane per aiutarli a dimostrare che le loro tecnologie funzionano e poi trasformarli in un prodotto e servizio da portare sul mercato. Siamo qui oggi in LUIS a Milano per il lancio del fondo perché LUIS è ovviamente una delle università più importanti in Italia e rappresenta anche il collegamento con tutto il mondo delle grandi imprese che saranno un interlocutore fondamentale per il nostro fondo. In quest'ottica assume rilevanza il ruolo delle università e dei luoghi dove nasce la ricerca, che poi porta a creare effettivamente le tecnologie innovative. Andrea Principe, rettore dell'Università Luis Guido Carli. Cerchiamo di fare in modo che i nostri studenti e futuri laureati acquisiscano una mentalità imprenditoriale, perché nel prossimo futuro, ma direi anche nell'attuale presente, è difficile saper prevedere quale sarà la professione del futuro, quanto piuttosto è importante trasferire l'idea ai nostri studenti che devono inventarsi la propria professione e quindi diventare imprenditori di se stessi. Ed ecco perché l'imprenditore tutto tondo ci vede sempre attivi in prima persona. Il fondo ha un focus definito e una connotazione tecnologica aperta e punta a ricercare investimenti che ambiscano a offrire soluzioni in tema di sostenibilità a diversi livelli: ambientale, energetico, climatico, produttivo, industriale, logistico, ma anche sociale e finanziario.